L'intervista la farà magari Nino Dele, però Gigi, che ci vuoi dire subito prima? Ma prima di tutto io sono tanto contento oggi di essere qui, di ritrovarti, perché tu ti ricordi che da quella puntata, l'altra puntata, insomma di tempo fa, non ci vedevamo, quindi la mia felicità è immensa. Poi ritrovare Nino Dele, che a parte il fatto che nel passato sono stato un grande fan dei suoi dischi, e quindi mi ha fatto tanto piacere di vedermi qua. Io e con l'amico Enzo Caradonna, certo, che è stato questa stretta, e questo bacio te lo do a nome di tutti i nostri telespettatori, perché tu devi sapere che è battuto pure a Nino D'Angelo qua, no? Amano più te rivali, che Nino D'Angelo. Erano i due rivali, si parla di una voce più non si convince. No, non è che sono convinto, sai che cosa ti spiego subito? Mi dispiace fare concorrenza, metterla sotto forma di competizione, perché lui è un amico, diciamo. Io sono amico di tutti quanti, perché dobbiamo parlare di D'Angelo? Capisco benissimo quello che dice Gigi, però non è dice competizione. Lasciamo che la competizione l'ha fatto il pubblico già. Meglio che noi non ne parliamo. Ecco. Va bene. Beh, un'altra emozione la provo pure io, perché io l'ho visto nascere, ecco. A Gigi. Stavo nella stessa casa discografica, lui aveva nemmeno 9 anni. Infatti. E io mi meravigliavo che suonava quel pianoforte divinamente, giusto quando ha dato le canzoni a Patrizio, e la prima, cioè le prime a Nino D'Angelo, erano tutte firmate. Io mo che cosa mi meraviglio? Che posso dici? Che cara donna ancora non esce e dice... Ah, posso dire pure una fatente parola? Ecco, no, io oggi... Parlaci un po' di tu LP, va, che sta andando bene, lo dice anche Nino Dele, perché... È distributore, Nino Dele. No, vabbè, è la verità. Io sono qui in veste di accompagnatore di Gigi Finizio, anche perché tra me e Gigi Finizio è nato un feeling particolare. C'è una grande stima, proprio. E fra poco ci sarà anche un lavoro fatto insieme, poi dopo, nel tempo e col tempo, si verrà a sapere tutto questo. Comunque io ringrazio le persone che si sono messe a disposizione per Gigi Finizio a Foggia. Noi ci rivedremo in qualche prossima puntata, perché vorrà registrare per me. Questa sera io sono solamente in veste di accompagnatore del mio amico Gigi Finizio. Prima ero io ad intervistare, facevo parte di questa trasmissione, ma so che va benissimo, continua il successo anche con la scia della Eco dell'anno scorso. Allora, è di due anni fa, allora ancora auguri, va bene? E lasciamo sempre la parola a Nino Dele per fare questa intervista. Sì. Bene, io che posso dire? Noi ve la Sam, trattamelo bene. Ciao. Divertiamoci insieme poi dopo. Allora Gigi, parliamo dell'ultimo LP. Sì, ecco. Questo se lo abbotteniamo qui va bene, no? Parliamo con i tecnici cameraman. Possiamo pure abbottonarlo. Sì. Ok. Tanto c'è Dio, come si dice? Dio da lassù che ci pensa, dalla regia. Allora Gigi, l'ultimo lavoro tuo è quasi tutto tuo come autore e compositore, tranne qualche altro autore, se non sbaglio, sì? Sì, questo lavoro si chiama Io, Gigi Finizio. Sì. Io perché... Perché io? Diciamo che mi ci sento dentro al 100%, pure perché è una mia produzione. Lo so. È stato creato sotto il marchio di Effetto Musica, un marchio nuovo, nuovo. Ho aperto io, e quindi mi sono avvalso della collaborazione di tutta la mia equipe, insomma il mio gruppo, per quanto riguarda la realizzazione del lavoro discografico. Diciamo anche i nomi. Certo, l'opera prima, per esempio, ci sta il tastierista, che è Carmine Liberati, Sasarim alla batteria, Mario Sellitto alla chitarra elettrica, Pasquale Russiello, che ha collaborato anche in alcune musiche dei pezzi, e suona il basso elettrico. Gli arrangiamenti sono stati curati da me. È un disco tutto suonato con il cuore, con le mani, senza l'aiuto del computer, quindi non c'è niente di elettronico e di matematico, quindi è tutto, c'è tutto di espressivo, certo. E quindi c'è un pezzo di cuore di Gigi Finizio. È il momento che ti dovevi esprimere, cioè da parte tua, senza avere altri collaboratori. Comunque anche nel passato i tuoi arrangiatori sono stati validissimi, però la tua esperienza ha voluto, dici, mo devo fare da me, adesso devo fare come io, come etichetta, devo dare discografica, tutto di me. È giusto, pubblico. È giusto, giustissimo. Beh, il futuro cosa c'è? Cosa farai? In futuro, diciamo... spero di fare tanti altri album del genere per sollazzare e per soddisfare il mio pubblico. Andranno sempre bene. Sì. Allora, visto che il tempo stringe e tiranno,
Quali sono le canzoni che ci presenterai stasera? Ma io vorrei cantare così. In ordine? Non voglio sapere niente, senza, a sorpresa, vediamo la regia che cosa ci manda. Il primo è Stefani sicuramente, il secondo è... Vabbè, basta, se no poi le dico comunque, tutto. Comunque, mandiamo un saluto al maestro Polverino che è qui presente in mezzo a noi. Ok. Ecco, benissimo. Allora, a voi Gigi Finizio. Tra mille sguardi ti sfogli solo.